Ciao ragazzi, come state oggi? Noi abbiamo già cambiato i nostri piani. Volevamo fare un sentiero facile in Val Sangone perché io non sono molto in forma, ho tolto il dente del giudizio e sono sotto occhi da 3 giorni. Sto mangiando solo pappette da 3 giorni, sto abbastanza alle pezze. Passando per la Val Sangone, o meglio, cercando di raggiungere il punto di partenza di questo sentiero, abbiamo notato che ci sono un po' di borgate che sembrano fantasma. Allora io ho detto a Fabio: Fabio, perché non proviamo a fare un giro in queste borgate così magari non svengo lungo il sentiero? E Fabio cosa ha detto? Adesso noi ci stiamo avvicinando ad Aletti. Comunque, tanto per intenderci, ragazzi, ci troviamo più precisamente nella Val Sangonetto e vicino, diciamo, Forno di Coazze, possiamo dire Esatto, così. sì. La prima borgata che incontriamo è quella di Aletti, un complesso di case che dall'alto sembrava molto più grande, ma che in realtà non lo era affatto. Alcune di queste case sono tenute in buone condizioni, probabilmente vengono utilizzate come case estive o per i weekend, mentre altre sono praticamente distrutte, come è tipico di queste borgate. Purtroppo molti di questi edifici sono pericolanti, quindi sicuramente non è consigliato addentrarsi. Non sarebbe il forno. Come molte di queste borgate, il panorama è veramente incredibile. Ci sono dei paesaggi stupendi e noi abbiamo beccato una giornata brutta, in cui c'erano nuvole, in cui c'era nebbia, ma in una giornata di sole probabilmente lo spettacolo è incredibile. E la cosa interessante è che sono in vendita, quindi fatevi avanti. Con questo meteo è molto spettrale tutto ciò. Bene, abbiamo trovato anche una roulotte fantasma rosa. Stiamo andando un po' allo sbaraglio perché dopo aver visitato Aletti, stiamo seguendo sulla strada. Però non stiamo trovando indicazioni, cartelli, niente. Sentiamo soltanto il rumore del fiume in lontananza. Forse ci siamo. Questo genere di borgate si sviluppa lungo tutta la valle, ce ne sono veramente tante, abbiamo scoperto, e si trovano tutte all'interno di un territorio che è stato storicamente molto importante durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale, un po' come Mafiotto che abbiamo visto la settimana scorsa. In effetti qui i partigiani utilizzavano i sentieri per muoversi agilmente tra una valle e l'altra e per cercare di contrastare quelli che erano i gruppi fascisti e nazisti che si muovevano nelle vallate. Tra l'altro, questa è un'altra di quelle situazioni in cui probabilmente se non ci fosse tutta la nebbia si vedrebbe anche un bel panorama, dai. Comunque continuano, è tutto qua. Case diroccate, tutte qua in alto e anche laggiù. Laggiù ci deve essere un'altra borgata. E siamo proprio a fianco al Sangonetto. Nella seconda borgata, Canalera, c'è un solo edificio tenuto ancora in buone condizioni, mentre gli altri sono praticamente tutti in pessimo stato. Le piante hanno ripreso il sopravvento, la natura ha ripreso il suo spazio all'interno anche dei muri delle case. Sì, Proprio dal muro. però cioè, io trovo veramente affascinante questa cosa. Io vorrei tornare indietro nel tempo, tipo di 100 anni, se bastano, per vedere le persone che vivevano qua come vivevano. Sì, veramente. Sarebbe veramente interessante. Un viaggio nel tempo, sarebbe veramente figo. Cioè, più che altro che vivere in un posto del genere al secolo, cioè tanto tempo fa, significava passare tutta la vita qui, se non decidevi di prendere e andare completamente da un'altra parte, perché non era assolutamente semplice spostarsi da questi luoghi, quindi ci restavi per un sacco di tempo e ci volevi, mettevi un sacco di tempo per andare altrove. Era una cosa stranissima, cosa che noi oggi non possiamo capire. Sarebbe bello tornare indietro nel tempo per un attimo e poter rivedere questi luoghi vivi, con dentro i suoi abitanti, con i loro ritmi, con
con le loro tradizioni, è qualcosa di veramente affascinante che purtroppo non riusciremo più a scoprire. Aveva anche un nome questa via. Via qualcosa, ma non riesco a leggerlo. Cena l'era via? Mel, si legge solo più. Numero 2 comunque. Ragazzi, vi ricordo che quando visitate questo tipo di posti dovete fare molta attenzione innanzitutto a non prendervi un sasso in testa, perché è molto facile visto lo stato di conservazione delle case, e inoltre vi ricordo di non sporcare, di non prendere oggetti e portarveli a casa, di non fare casino, non mettere in disordine, non fate nulla, non fate vedere che siete passati proprio. Voi non ci siete, questo è un paese fantasma, voi siete ancora più fantasma di così, ok? Non dovete toccare niente. Se è la prima volta che approdate sul nostro canale, noi siamo Fabio e Federica, siamo due appassionati di trekking ed escursionismo che amano condividere le proprie avventure con chi desidera guardarle. Ci piacciono tantissimo anche le borgate fantasma, come immagino avrete capito da questo video, ma anche tante altre cose tipo i viaggi avventura, le attività outdoor, quindi se siete interessati a questo tipo di argomenti iscrivetevi al nostro canale che ci fa un grandissimo piacere. Praticamente questo itinerario geologico della Val Sangonetto fa un anello attorno alle borgate abbandonate, perché noi abbiamo visto Aletti, poi abbiamo visto Canalera e qua ce ne sono altre. Mamel è quello che vedevamo da Canalera, Tiras, bla bla bla, fa tutto il giro. È un anello molto interessante, vedi che tocca anche Piangorai? Sì, quindi poi da qui si parte per andare alla Rocca del Montone. Esatto, quindi è molto interessante in realtà, penso che ci torneremo e faremo l'anello intero. Sì, volentieri, in realtà sarebbe bello andare anche alla Rocca del Montone, sì, o Colle del Vento. Con la bella stagione. Con la bella stagione. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace e commentate se conoscete qualcosa di interessante riguardo di questi luoghi o se li avete già visitati. E noi ci rivediamo la prossima settimana.